Nel terzo esercizio ti soffermerai sulla struttura e sulle caratteristiche fondamentali della società romana dall'età monarchica, quindi dalla metà dell'VIII secolo a.C., alla prima fase della Res Publica, quindi più o meno fino al III secolo a.C. Per capire come dovrai svolgere l'esercizio, è opportuno partire dall'elaborato che ti viene chiesto di produrre. Una presentazione multimediale che potrai realizzare con PPT, PowerPoint di Microsoft, oppure con Google Presentazioni. Dovrai quindi realizzare o con Google o con Microsoft una PowerPoint, una presentazione multimediale in cui illustrerai la struttura e le caratteristiche fondamentali della società romana. La creazione della presentazione è guidata e già impostata, come si può vedere dallo schema inserito nella spiegazione della consegna. L'esercizio si articola in due parti, A e B. Nella prima parte dovrai vedere 5 brevi video e raccogliere le informazioni fondamentali sulla società romana rispondendo a 7 domande, le 7 domande del questionario sotto la tabella dei video. Utilizzando le informazioni ricavate dai video attraverso il questionario, presenterai in una mappa concettuale la struttura e le caratteristiche fondamentali della società romana. Inserirai questa mappa nella seconda diapositiva, come indicato nello schema. Nella parte B dovrai svolgere 3 esercizi. Partiamo dal primo, incentrato sulla figura del pater. Nella terza diapositiva della tua presentazione dovrai ricopiare questa mappa e inserire le parole latine mancanti. Prendiamo la prima. Nella famiglia, chi era il capo famiglia? Qual è l'espressione che in latino indica il capo famiglia o padre di famiglia? Consideriamo l'ultima casella della mappa. Quando Harry Potter è in difficoltà, qual è la formula magica in latino con cui invoca l'aiuto di una sorta di secondo padre? In sostanza, per completare la mappa, è sufficiente consultare la voce Pater Patris del vocabolario di latino per i primi 3 completamenti e di tradurre il termine indicato tra virgolette nell'ultima casella della mappa, cogliendo anche il suggerimento della formula magica di Harry Potter. La mappa, ricopiata e completata in tutte le sue parti, va inserita, lo ripetiamo, nella terza diapositiva della PowerPoint come da schema. Passiamo al secondo esercizio della parte B, incentrato sul sistema onomastico romano, cioè sul sistema dei nomi nella società romana e sulla centralità del pater. Osserva l'immagine. A sinistra abbiamo la foto di una iscrizione funebre, una lapide, di una tomba di famiglia, la famiglia di Lucio Cassio Capitone. A destra la trascrizione e la traduzione in italiano. Dopo aver letto attentamente la trascrizione e la traduzione e aver consultato il link riportato nella consegna, dovrai completare la carta d'identità della famiglia scrivendo il nome completo di ciascuno dei componenti. Per esempio, il pater è Lucio Cassio Capitone, traduzione italiana di Lucius Cassius Capito. Dopodiché risponderai alla seconda domanda attraverso la quale raccoglierai le informazioni fondamentali sulla composizione della famiglia romana. A. La famiglia romana era chiaramente una famiglia allargata, in cui uomini e donne avevano nomi diversi per ragioni che dovrai scoprire leggendo
il manuale a pagina 269 e che era riconoscibile sul piano sociale da un particolare elemento che dovrà individuare analizzando la struttura dei nomi maschili e femminili. C'è qualcosa che ricorre sempre nella onomastica della famiglia. Nella quarta diapositiva dovrai presentare la famiglia di Lucio Cassio Capitone in forma schematica sul modello dell'albero genealogico, inserendo sotto lo schema, in una casella di testo, le risposte alle domande del punto 2, A, B e C. Per esempio, in questa diapositiva ho inserito l'albero genealogico di una illustre famiglia romana, di cui parleremo il prossimo anno. In realtà si tratta di una dinastia, ma lo schema serve solo da esempio. Per creare una casella di testo in cui inserire le risposte alla domanda del punto 2, basterà selezionare Inserisci nella barra degli strumenti in alto a sinistra e selezionare Casella di testo. Il terzo esercizio della parte B riguarda la condizione della donna nella società romana dell'età monarchica e dei primi secoli della Repubblica. Avrai a che fare con iscrizioni funebri, precisamente due. Esaminiamo la prima. Si tratta del famoso Elogio di Claudia, un'epigrafe funebre che ricorda la vita e che elogia le virtù di una matrona romana, Claudia. È un testo fondamentale che comunica un messaggio specifico sulla condizione della donna a Roma. Come doveva comportarsi una donna? Che cosa doveva fare? Come doveva essere? Dovrai trovare la risposta a queste domande leggendo la traduzione in italiano dell'iscrizione che trovi sotto il testo latino. Passiamo alla seconda iscrizione. Anche questa funebre e anche questa femminile. Utilizzando le note dovrai tradurre in italiano il testo dell'epigrafe e rispondere alla 10 million dollars question. Perché, secondo te, sulle epigrafi delle tombe femminili si scrivevano solo o quasi esclusivamente queste parole con qualche variazione? Dopo aver analizzato i documenti, le iscrizioni e aver risposto alle domande, nella quinta diapositiva illustrerai in forma schematica la condizione della donna nella società romana, utilizzando le informazioni ricavate dalle due iscrizioni funebri. Infine, per quel che riguarda le modalità di consegna dell'elaborato, si rinvia alla lettura del punto 6 della spiegazione della consegna nel file dell'esercizio. Show's over, show's over, show's over.